Comunque, spero che voi concordiate con me che queste mappe Oggi giochiamo tre mappe super super paurose. Siete pronti a morire di paura? Oggi dovremmo più o meno 7 minuti ad ogni mappa dovremmo fare. Infatti iniziamo con la prima, che si chiama Terribile Giungla. Oh mio Dio, chissà cosa ci sarà di così terribile. Non lo so, vedremo. È successo già qualcosa, come avete ben potuto vedere. È esploso Minecraft, infatti... Qua dice, dovresti leggere le sue investigazioni, cioè le mie investigazioni. C'è un tizio che praticamente ha fatto delle investigazioni e adesso possiamo leggerle. Praticamente dice che ha fatto un'investigazione della foresta di Kothamni e praticamente 80 anni fa era terribile, bla 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 bla. Me ne frega, cioè nel senso non sto a leggere queste investigazioni, anche perché io non ho controllato questa mappa, ragazzi, non ho controllato assolutamente, quindi direi di partire da qua. Si parte, ok, giusto, e ovviamente non so nemmeno cosa aspettarmi. Oh porca puzzarda, ho fatto esplodere il microfono, scusate per il rumore. Ti accanto, dice, presenta, è il signore che ha fatto questa mappa, grazie mille per aver fatto la terribile giungla una Minecraft horror map. Ok. Sì, però inizia, mannaggia, a te che ci metti 2 anni, ma è mai possibile? Ma te devo... Cioè, io adesso, scusami, adesso devo usare la mia pistola per spararmi... No, mi dissocio e stavo scherzando, chiaramente. Però giustamente non si vede niente, come ben potevo immaginare. Come in una mappa horror dovrebbe essere. Questa cosa mi spaventa molto, non è buona come cosa, lo sapete, vero, questo? Mannaggia, mannaggina, mannaggiona. Come facciamo ora se non possiamo leggere niente? Siamo pure in avventura, quindi non possiamo nemmeno toccare le cose. Potrebbe essere un problema? Vediamo, perché questo problema si deve risolvere in un qualche modo. Dobbiamo trovare per forza una torcia, un qualcosa, ragazzi. Speriamo che la troviamo. Mi sa che non la troveremo mai, vero? Non la troveremo mai. Oh, porca puzzarda, dobbiamo trovare le cose. Forza, oh cose, venite da me. Ci sono degli smeraldi, wow, che belli. Ho risolto in un altro modo, non vi preoccupate affatto. Adesso andiamo da questa parte. No, si deve andare da questa parte, giusto? Ok, perfetto. Chissà che cosa ci aspetta in questa mappa. Anche perché io devo tenere conto del tempo, perché fra sette... Quando spunterà 7 sul mio dispositivo qua a sinistra, che è un altro schermo praticamente, beh, allora succederà il casotto, il cagotto, anzi, perché praticamente ci cagheremo addosso tantissimo. Sentite anche questa musica paurosa, che io pure la sento. È una roba terribilmente... Cosa è stato? Per carità Gesualda, avete sentita questa cosa? Io purtroppo l'ho sentita. Ho paura, signor Gesualdo Franciogna. Adesso andiamo, andiamo da questa parte. Potrebbe darsi che magari sarà stato un colpo di fulmine. Perché noi stiamo andando proprio verso il colpo di fulmine? Io l'ho sentito a sinistra e ho preso la sinistra. Perché? Cioè, che istinto ho? Cioè, proprio il mio istinto mi dice vai a suicidio. Cioè, nel senso, mi dissocio, ma c'è un pochino. Forse potrebbe essere vera questa cosa. Cioè, non è possibile altrimenti comunque, no ragazzi? Cioè, mi sembra un po' difficile come cosa. Cioè, non è normale poi soprattutto che il mio istinto mi dica questo. Cioè, l'istinto di conservazione dovrebbe dirmi no, vai da un'altra parte. Cioè, veramente, ragazzi. Poi, comunque, nel senso, non so se lo sapevate, ma Freud... Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti da questa parte. Posso mangiarmi la mela molto buona. La mela, posso degustarmela tutta quanta. Ricordiamoci che ho una pistola. Questa pistola la possiamo utilizzare per difenderci nel caso troviamo nemici che ci vogliano infangare il sedere. Adesso qua dentro c'è una mappa. Ok. E quindi io devo andare al tempio. Beh, ok, immaginavo dovessi andare al tempio. Quindi direi di non proseguire per questa strada, ma direi di andare verso questa parte. Raga, io mi sto cagandizzo addossizzo, perché non è normale come cosa. Cioè, nel senso, adesso voi immaginatevi che magari ci spunta qualcosa da qua. Non è buono. Non è affatto buono. Anche perché potrebbe succedere da un momento all'altro che ci possa essere qualcosa tipo un jumpscare. E io i jumpscare li odio. Cioè, nel senso, io mi spavento davvero tanto. Infatti, se adesso mi spunta qualcosa davanti, porca puzzarda, se urlo in giapponese. Che tipo una... No, ma sono deficiente. Dai, raga, ma perché sono così stupido? Stiamo andando dall'altra parte. Vabbè, dai, forza, andiamo, forza. Riprendiamo la nostra rotta, amici. State con me, mi raccomando, fino alla fine. Perché dobbiamo... dobbiamo soffrire tutti insieme, ok? Cioè, nel senso, non è giusto che, che ho paura solo io. Perché se voi andate via... però devo andare da questa parte, giusto? Sì, da questa parte. Alleluia, ce l'ho fatta finalmente a capire. Come faccio per andare se non c'è la possibilità di andare? E no, vedete, non c'è la possibilità di andare. Quindi forse devo per forza imbucare dall'altra strada là. Quindi stavo andando bene.
Raga, devo dire, caspita, 7 minuti però, nel senso siamo a 5 e non abbiamo ancora fatto un ceppo di niente, no? Dunis, caspita. Forse dovresti un attimo riconsiderare i tempi in cui tu stai andando. Beh, magari qua potrebbe succedere qualcosa. Beh, speriamo che succeda qualcosa nel frammentre, perché sennò qua non riusciamo a fare niente. Avete sentito sto rumore? L'ho sentito, ma sto facendo finta di niente, ok? Sto sentendo rumori. Prendo le mele e prendo una roba che non so cosa sia. C'ho un libro che, vabbè, però non me ne frega niente. Scusami tanto, ma ho paura che da un momento all'altro spunti tipo qualcuno dietro di me mi faccia fuori. Cosa devo fare io? Mi scusi, allora, lei ha già rotto le palle. Cioè, allora, dovete fare le mappe semplici, ok? Se no io mi nervosi. Allora, dovete sapere che io con le mappe difficili ho un problema. Non con le mappe, ma con le cose difficili ho sempre un problema. Cioè, nel senso, mi danno fastidio. Perché non dovrebbero essere difficili. Cioè, dai, andiamo, forza. Cioè, non è possibile. Cioè, dove devo andare? Non lo so. Cosa devo fare? Ok. Magari devo ritornare indietro di nuovo. Cioè, non fino a là, però magari da questa parte. No. Raga, cosa facciamo? Non lo so, io voglio anche andare a vedere la prossima mappa, perché questa qua mi ha già rotto il caspito. Per non dire qualcos'altro, no? Io volevo vedere il tempio, no? Ma se non me lo fa vedere sto tempio, signore, però, mi scusi tanto, ma cioè lei è un po' così, no? Cioè, per dire. Allora, se non me lo fa vedere, devo andare per forza in creativa. Mi spiace aver utilizzato questa tecnica, però devo per forza vedere. Cioè, allora, scusatemi, ma non è che possiamo stare dietro a lui, no? Cioè, adesso, perdonatemi tanto per questa cosa, non volevo farla. La prossima volta non la facciamo, però, insomma, se le mappe magari sono fatte decenti, invece che Non sto criticando affatto la mappa del signore, no, io non mi permetterei mai. Però era una considerazione così a freddo, perché mi aveva fatto innervosire un pochino il fatto che non riuscivo a trovare il tempio, almeno la strada per il tempio, e quindi adesso invece c'è. Bene, questo tempio è stato totalmente inutile, quindi direi di passare alla prossima mappa, anche perché siamo verso i 7 minuti abbondanti, quindi via, show. Adesso passiamo alla prossima, chissà che cosa ci aspetterà qui nella prossima mappa. Io penso ci potrebbe aspettare una cosa un po' più paurosa, forse, perché si chiama Terribile qualcosa, non mi ricordo. Vabbè, avete visto lì il titolo, giusto? L'avete visto? Ascolto, perché è importante cercare di capire. Perché sono in creativa? Mi avete visto? Ero in creativa. Ah, scusatemi, ma non. Beh, allora. Devo dire, non entro lì minimamente, perché se no muoio di paura in giappo cinese antico. Sto morendo però di fame. E qui praticamente c'è una casa. Una casa molto grande, devo dire. Ok, bene. Mi fa piacere che ci sia questa casa. Vediamo un attimo che cosa nasconde questa casa e cosa io debba fare dentro questa mansione, perché sembra proprio enorme comunque come cosa, cioè. Quella porta si è aperta. E si stanno distruggendo dei. Ok, non so che cosa ci sia all'interno di questa mappa, raga. Non lo so, però questa cosa mi sta facendo venire un po' di paurina, perché vi devo dire la verità. Non pensavo ci fossero delle entità all'interno di queste mappe, ma evidentemente sembra proprio che ci siano delle entità all'interno di queste mappe. Ok. State con me, mi raccomando, stiamo insieme, restate in ascolto, restate in attenzione, restate in guardia, anche perché chiaramente è importante cercare di restare in guardia, sennò magari qualcuno vi salta addosso, cioè nel senso qua, su Minecraft, dico ovviamente, sempre. E cerchiamo un attimo di vedere come sta andando qua la vita. E ovviamente, mentre noi stiamo cercando di capire come funziona questa mappa e cerchiamo di capire anche i misteri che ci sono all'interno di questa casa, mentre stiamo camminando su questo suolo, io vi ricordo che siamo un gruppo di amici bellissimo, che stanno insieme, siamo tutti aperti di mente, infatti accettiamo tutti quanti qua. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre questa cosa, tutti noi siamo unitissimi. E quindi qua, avanti, proseguiamo con questa, su questa strada. Questo è un lampadario enorme che se ci cadeva in testa, ci faceva fuori in 2 secondi, non è buona come cosa. E questo corridoio, io non vorrei dire, però questo corridoio è leggermente. Cioè, non so se mi sono spiegato, cioè praticamente ciò che intendevo dire con questo, con questa sorta di cosa che ho fatto, praticamente intendevo dire che è molto pauroso, ok? Talmente tanto pauroso che non voglio addentrarmi all'interno di questo tunnel, di questo corridoio molto buio in realtà.
E mi auguro per carità divina che questo buio finisca, perché qua, insomma, cioè nel senso no, è un po' brutto vedere, cioè vi capisco perfettamente se vi sta dando fastidio questa cosa del buio, ma dovevamo trovare questo libro, evidentemente era molto importante, con una faccina, dice, hey man, yo, ok, va bene, praticamente mi sta prendendo per il sedere, ho capito. Giusto come da fare comunque, no? Giustamente, cioè nel senso tu non hai niente da fare nella tua vita che rompere le scatole alle altre persone. Io veramente non ho parlato. Scherzando, chiaramente. No, non stavo intendendo al creatore della mappa, ma stavo intendendo al libro. E quindi qua dentro c'è un cuccio, un piccolo veramente, un neonato sembra quasi, che è nato. Chissà chi sarà il padre, spero non sia il figlio del demonio, ma probabilmente è così, dato che qua c'entrano sempre, diciamo, dei maniaci. Quindi questo. Il totem del non morto che prenderò assolutamente, perché sapete come. Il crocifisso si chiama questo. Ho preso il crocifisso, raga. Vi giuro, si chiama crocifisso. Crucifix. Ma crocifisso non me lo sono inventato io. Però evidentemente serve, no? Abbiamo il crocifisso in mano, effettivamente sembra un po' un crocifisso. Adesso se arriva. il demonio, il padre appunto del bambino del demonio. Praticamente abbiamo la possibilità di salvarci col crocifisso. E diciamo, va di retro e praticamente lui se ne va. O tipo come nei film horror, dimmi il tuo nome. Tipo lui fa così. No, vi giuro, fanno così nei film quelli là. Non si sa perché, magari si sono un po' incaspitatini. Cioè, si sono un po' arrabbiati. Quindi, giustamente. Ma cioè, perché? Cioè, perché si comportano così i demoni? Proprio non ne ho idea. Se c'è un prete nei commenti me lo spieghi, perché è veramente sconvolgente. In tutti i film Hollywood si comportano così, terribile. E il bello è che, vabbè, lasciamo perdere. Allora, andiamo avanti, anzi, dato che ora ho il crocifisso, quindi ho la possibilità di sconfiggere qualsiasi demone mi passi davanti, praticamente, prendo e vado nel seminterrato, no? Che però, scusatemi, ma io adesso vorrei. Ah, però no, 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 non serve, non serve. Perché praticamente andando da questa parte, che caspita, sto facendo. Non so che cosa ho fatto. Però ho fatto qualcosa, evidentemente. Se io rompo questa cosa, cosa succede se rompo? So che non ci vedete niente, nemmeno io, fidatevi. Raga, è successo davvero qualcosa. Cioè, non me l'aspettavo. Ma che caspita è? E non posso andare però di qua. Ok, non posso andare di qua, perfetto. È un po'. Come facciamo, raga? Help me. Oh my god. Oh my god, please, what's that? Sto parlando in inglese, non ne ho idea. A volte mi parte così a caso, raga. Cioè, scrivetemi Dunis, non parlare in inglese nei commenti perché è importante. Se no mi mette a parlare in inglese e voi non ci capite niente. Cioè, magari sì. Scrivetemi se capite l'inglese oppure no. Cioè, se capite l'inglese oppure no. Perché sono curioso di saperlo se lo capite oppure no. Beh, se noi ce ne potessimo andare via da questa casa però. Eh no, perché piove, giusto? Nei film horror praticamente quando piove le persone vanno nei posti più terribili solo perché giustamente piove. Non lo sapevate? Nei film horror funziona così, no? Cioè, tipo, tu vedi la casa che è palesemente la casa del demonio. Cosa ci fai? Ci entri dentro perché piove. È normale. Poi quando però sei all'interno, ti chiudono le porte, ci sono le finestre che però tu non esci, non dici, ok, ma scusa, tu puoi uscire dalle finestre perché non lo stai facendo sei deficiente. Cioè c'è un demonio in casa, hai la possibilità di salvarti uscendo dalle finestre. No, perché evidentemente in quel momento non ci pensano ad uscire dalla finestra, giustamente. Beh, giusto, no? Questi sono i film scritti bene proprio, mamma mia, che genialità. Ok, beh. Va bene, direi che siamo giunti alla fine di questa mappa, anche perché non stavo più succedendo niente, siamo a 14 minuti e vediamo l'ultima mappa, Ayla. Ayla è una mappa molto interessante, molto magica, che non. Ok. Mi sta già piacendo questa cosa. Si vede che già qua cambia tutto, evidentemente. Allora, è successo qualcosa di particolare. Porca miseria. Stavo per dire una cosa. Qua praticamente succedono cose e non. Ma se pre. Io premo. Ho premuto, non è successo niente. Ma se vado da questa parte invece cos'è che succede? Non ci vado, non ci vado. Vado a premere start, va che abbiamo poco tempo. Ok. Allora, non so cosa sia successo, ma siamo dentro questa stanza tutta quanta bianca. Evidentemente sembra la stanza di un ospedale psichiatrico. Perché secondo me mi pare che gli ospedali psichiatrici. Correggetemi se sbaglio, non lo so, ma sono fatti tipo così. Qua c'è un villager che sembra quasi un dottore, quasi con la fascia all'occhio, no? Non so perché.
Sarà lo psichiatra mio, evidentemente, anche perché ne ho bisogno. E non so, sostenendo dei versi, questo è chiaro, no? Posso prendere le beetroot cose? Sostenendo cose, raga, mi sto cagando addosso. Ok, praticamente devo guardare per il progetto 3. Che figata, cos'è sto progetto 3? Mi sta inzicando. No, mi dissocio. Perché mi sa che inzicare vuol dire qualcos'altro. Non lo so cosa voglio dire. Scrivetemi se vuol dire proprio ciò che ho pensato io nei commenti. Don't touch my water. Be back before 10 p.m. Non so cosa sia sta roba, comunque non la tocchiamo. Non voglio toccare. Ha detto non tocchiamo la sua. Non toccare la mia acqua, non la tocco. Qua dice ricorda. Sì, non ho capito. Mi spiace, cioè nel senso la mia comprensione del... No, però leggiamo con l'accento inglese. No amount of preparation can protect you from appeal even... Sì, whatever. Andiamo avanti, per favore. Non ho capito. Vi chiedo totalmente scusa. Ma che caspita è? Ma raga, ma cioè, cos'è sta roba? Cioè, ma che caspita è? Leaving Wing Project 2 Containment Security. Cioè praticamente qua dice che è diciamo la cosa del progetto 2, la camera vai a quel paese. Non so nemmeno, non so tradurre, ok? Non sono bravo a tradurre. Non è il mio lavoro, non devo tradurre io nella mia vita. Qua c'è una leva e si è aperta quella cosa. Ok, mi sono spaventato leggermente. Va bene. Però non mi dovevo spaventare, posso anche stare tranquillo. Anche se sto iniziando a balbettare. Praticamente dice altre cagate, che non ci gliene frega niente a nessuno. Mi scusi signore, ma non gliene frega assolutamente niente a nessuno. Ma una cosa, prima che andiamo avanti, devo fare così, sennò voi dopo giustamente non ci vedete niente. E poi dopo mi dite Dunis, non ci vediamo niente, mi odiate male. E poi, ma è giustamente, cioè nel senso, no? È normale, una reazione normale. Anche io se non vedessi niente all'interno di un video mi nervosirei, quindi cerco di farvi vedere invece. Ok, siamo all'esterno con dell'erba e degli alberi. Ok. E questa cosa. Ok, vabbè. Sì, ma voi intanto, se vi state chiedendo che cosa sta succedendo, me lo sto chiedendo anch'io, no? Perché forse devo controllare prima queste mappe prima di giocarle. Poteva essere una buona idea, ma io voglio che sia genuina la cosa, capitemi? Cioè, nel senso, non voglio fingere. Ma porca miseria. Allora, signore, mi sa che dobbiamo trovare una leva, come abbiamo fatto prima, perché è istintivo e logico che dobbiamo trovare una leva, tipo, no? Per forza, se no, non ho idea di ciò che potrebbe, cioè, di ciò che dovremmo fare, praticamente, per fare questa cosa, veramente. Vi giuro, non sto capendo un caspito di niente. Non ci sto capendo niente, cioè, dove devo andare, cosa devo fare? Cioè, dobbiamo trovare, appunto, vedete che è anche differente qua, tipo, Beh, interessante. Sì. Giustamente. Avete capito? Ho capito io. Avete visto là sopra? Là sopra c'è una cosa gialla. Praticamente bisogna salirci. Come facciamo a salirci? Facendo parkour, secondo me, giusto? No. Non facendo. So io come fare, raga. Tranquilli. Non vi dovete preoccupare. Cioè, nel senso, non preoccupatevi. Ok, perfetto. Perfetto, sì, ecco qua. Non ho fatto niente, no. Perché dite che ho fatto qualcosa? No, io, niente, non ho fatto niente, zero. No, ma infatti non, cioè, voi non avete visto niente, giustamente. Comunque, spero che voi concordiate con me che queste mappe avranno... Ah! Come on! Ok. Raga, mi sono pigliato malissimo. Mi sto sentendo malissimo. Però ho l'inizio per il video, quindi questo è un aspetto molto positivo di questa cosa. Ok, tranquilli. No, perché io sono, vi giuro, sono morto dentro. E mi sto sentendo, cioè, mi fa male tutto, raga. Cioè, veramente, mi fa male tutto perché giustamente il mio istinto è stato quello di tirarmi indietro. E probabilmente mi sono distrutto tutti i muscoli, giustamente, no? E quindi ora io sono... distrutto. E quindi però dobbiamo cercare di stare tranquilli. Dobbiamo aspettarci come si chiamano, come caspita si chiamano, raga? Non mi ricordo più niente. Mi sto cagando addosso. Oh my god, please. Il jumpscare, ecco. Sì, poi questi rumori comunque non la rendono facile. Cosa sta succedendo lì?
Ok, siamo a 21 minuti. No, siamo a 21 minuti. Se volete che continuiamo questa serie di mappe dove proviamo cose, scrivetemelo nei commenti, mi raccomando. Io per oggi faccio basta perché mi sono fatto male, non sto scherzando. E quindi noi ci vediamo. Lasciate like e iscrivetevi al canale, mi raccomando. O lasciate like o iscrivetevi al canale, o lasciate dislike o attivate la campanellina. Fate quel che volete, o scrivetemi in un commento con Dunis riporta la serie. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!